Senato ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per il potenziamento infrastrutturale del porto regionale di Lecastella, un iter questo che va avanti da quasi 4 anni e che oggi, dopo i vari step burocratici, si avvia verso la fase concreta dell'inizio dei lavori. Si tratta di un progetto pari a 5 milioni di euro finanziato con Por Calabria e inserito nel piano regionale dei trasporti, nonché al patto per lo sviluppo della regione Calabria, attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. L'ammissione al finanziamento è stata disposta con decreto dirigenziale della Regione Calabria del 18 dicembre 2017. In seguito è stata ben strutturata dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settori Lavori Pubblici ed Europrogettazione. Già nei primi giorni di insediamento, avvenuto nel novembre 2019, l'amministrazione ha cercato di accelerare gran parte degli iter burocratici rallentati o provvisoriamente accantonati, tra questi proprio quelli del progetto di Lecastella, che riguarda un importante finanziamento che presto, finalmente, sarà messo in cantiere. L'amministrazione Wittenberga, in carico da poco più di un anno, sin dall'insediamento ha sempre lavorato in piena emergenza a causa della pandemia in corso e ad una terribile alluvione che ha colpito proprio il territorio nel novembre 2020. Nonostante tutto, però, l'operato degli amministratori non ha mai subito rallentamenti e ad un anno di distanza dalla nomina sono già tanti gli atti messi in pratica tra la ripartenza di vecchi progetti e nuove pianificazioni per il futuro, su tutte quelle legate all'acqua e al metano, per la quale l'amministrazione sta facendo grandi passi in avanti.